Ranieri Shadow 24, un open fantastico, ma visto che è in package con Honda, lo chiamiamo col suo vero nome, attualmente è un H24 SD. Certo che non possiamo montare a bordo con tutta la squadra di calcio, ma ben 9 persone di portata, 7 metri e mezzo, un po' meno, 7,15 di lunghezza per 2,50 di larghezza. Quindi una barca carrellabile, una barca veramente duttile in tutti i sensi, una barca spaziosa da vivere in giornata, ma bensì abbiamo anche un piccolo segreto della cabina classica di un Sundeck qua sotto, che veramente è confortevole e ampia. Bene, la poppa di questa barca, quindi la parte posteriore del pozzetto, fatta da questa comoda seduta a tre posti, lasciando libero l'estremo sinistro per salire e scendere dopo i tuffi in mare. Come ti stavo dicendo, comodo e comodo, confortevole e ampio, e siamo proprio vicinissimi al motore, al cuore pulsante di questa barca, che è un 250 cavalli di ultimissima generazione di Honda. Al momento è acceso e neanche lo senti andare ed è assolutamente confortevole. Di fronte a me invece abbiamo la seduta di guida che nasconde al suo interno anche un lavello comodissimo per le giornate in mare. Ottima plancia di comando con tutte le posizioni per poter mettere quanto ti può servire in barca. Infatti abbiamo la posizione per una eventuale bussola, uno strumento elettronico anche ampio da 6-7 pollici che si può assolutamente mettere in questa posizione, e abbiamo già installato invece la strumentazione di Raymarine, quella di Honda, che si interfaccia, comunica con la centralina del motore dicendoci tutte le informazioni del motore, dai consumi alla velocità e a quant'altro, poi ovviamente l'indicatore del carburante alla benzina, perché giustamente su una 24 piedi il serbatoio è fisso col suo indicatore sul cruscotto. Davanti a me, davanti alla console di guida, un ottimo prendisole di prua. Infatti il vantaggio di questa tipologia di barche, quindi Shadow di Ranieri, ha la tipologia, ha la caratteristica di avere un prendisole sfruttabile anche in navigazione, in totale sicurezza, pur avendo comunque al di sotto una cabina. Il prendisole davanti è veramente ampio, basta guardarlo. C'era una canzone di Battisti, ma che rumore fa, una giornata uggiosa. Bene, non siamo fortunatissimi per farti vedere questo prendisole oggi, ma certo che è assolutamente ampio e veramente comodo. Eccolo qua il segreto della barca. È un open, è una barca con un grandissimo prendisole anche di prua, ma nonostante questo la cabina è veramente ampia. Siamo su un 24 piedi, una cabina veramente larga e con un letto comodissimo proprio di fronte a me. Non bastasse il letto, che è ovviamente questo ed è trasformabile con la parte centrale a tavolino, abbiamo anche un mobiletto dove è possibile ospitare un frigorifero fisso, un lavello, se voglio aumentare la capacità di lavelli sulla barca, visto che uno lo abbiamo già fuori. In più la possibilità di mettere un WC marino o chimico qua entrando sulla destra della barca, quindi sotto questo mobile. Al momento sono tutti mobili sfruttabili per stivare tutta quanta la roba, gli oggetti che ho per uscire in barca. Basta chiacchiere. Affondiamo il gas, ma prima di affondare il gas ingraniamo la marcia. Il motore è già acceso, non si sente, lo affondiamo e andiamo a divertirci. Seguimi.
Bene, cos'altro dirti dopo quello che abbiamo provato e visto in navigazione? Che questa barca è disponibile presso Barche Bellandi, nostra sede sul lago di Garda, Desenzano del Garda. È una barca dimostrativa utilizzata solo e unicamente per pochissime ore, ma ti parlo di 3, 4, 10, adesso non ricordo, qua sul lago di Garda. Può essere presto tua, quindi chiamaci e fissiamo un appuntamento per vedere insieme a questa barca. Tutte le informazioni, i nostri dettagli, i dettagli della barca, li trovi nella tendina qua in basso di questo video. Semplicemente cliccando ti si apre la tendina con tutte le informazioni e vedrai anche il collegamento al nostro sito per vedere il prezzo, per vedere tutte quante le informazioni che magari ti vengono in mente. Rientrate in porto al sicuro, quindi da Barche Bellandi, buon vento e occhio sempre al meteo.